Bentornati da Weka, questa prima messa in onda è vicina alla festività dei Santi Pietro e Paolo e allora guardiamo alla Diocesi di Roma, che è anche tra i soci fondatori dell'Associazione Web Cattolici Italiani, per come ha vissuto la Diocesi del Papa questo periodo della pandemia, quale tipo di vicinanza per tenere la comunità attraverso i nuovi media e che cosa possiamo, come dire, sappiamo cosa cancellare, ma quanto invece tenere, imparare da questa lezione che abbiamo vissuto. Ne parliamo con due ospiti in questo webinar con Cristian Giorgio. Cristian Giorgio, che è il responsabile social dell'Ufficio Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma. Grazie per essere con noi, Cristian. E Grazie a voi. poi Don Stefano Cascio, parroco di San Bonaventura a Roma e comunicatore da sempre. Ciao Fabio. Cominciamo subito. Cristian Giorgio, allora, tutto è cominciato improvvisamente e ogni comunità, piccola, come immagino, anche nella difficoltà istituzionale di una grande e importante come quella di Roma, hanno messo in atto una serie di strategie, buone pratiche proprio per cercare di mantenere questo filo con la comunità. Ecco, Vicariato di Roma, in che modo? Devo dire che il nostro lavoro si è rivelato abbastanza semplice, seppur nel contesto difficilissimo dei giorni che abbiamo vissuto, perché non abbiamo fatto altro che supportare, anzi vorrei dire che poi alla fine è stato lui a supportare noi, l'opera consolatrice del nostro vescovo, di Papa Francesco. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Dicastero per la comunicazione, a cui va il nostro grazie per assicurare anche sui nostri canali la trasmissione della messa mattutina del Papa, gli Angelus, le udienze generali, senza dimenticare l'appuntamento seguidissimo con il rosario meditato dal Cardinale Comastri. Il Papa a marzo ha voluto affidare l'Italia e il mondo alla Madonna del Divino Amore. La diocesi quindi ha pensato che fosse importante essere vicini ai romani e non solo celebrando come comunità diocesana la messa della sera proprio al santuario di Castel di Leva. Le messe sono state trasmesse su TV 2000, che ringraziamo per il supporto tecnico e anche sui nostri social. Poi, ecco, hai detto bene, tutto è scoppiato improvvisamente. All'inizio, quando ci stavamo organizzando proprio a lavorare in questa nuova modalità smart working, abbiamo dato supporto tecnico a tutti quei parroci che chiedevano informazioni come trasmettere la messa sui social, su Facebook, su YouTube. È stata una bella sfida che abbiamo accolto anche servendoci dei tutorial. Dell'esperienza maturata in questi anni in Weka. Questi tutorial devo dire che hanno retto perfettamente, diciamo, l'impatto del virus e sono stati d'aiuto a tanti parroci che dal punto di vista tecnologico hanno iniziato praticamente da zero, insomma, si sono ritrovati ad accompagnare le loro comunità attraverso un tablet o uno smartphone, ecco. Tutto è stato improvviso, una realtà istituzionale importante, già attrezzata, ma che ha dovuto cambiare ovviamente proprio per essere al passo con il tempo difficile, la prova che stavamo vivendo. Dal punto di vista comunicativo, anche di buone pratiche, quali sono quelle che resisteranno, che avete capito un pochino che possono essere utilizzate anche nella fase 3, speriamo di non dare un altro numero alle fasi successive, insomma, nella normalità che poi tornerà ad abbracciare, speriamo presto, la nostra esistenza. Ma sono le buone pratiche della vicinanza, la vicinanza alla gente. I social ti avvicinano alle persone. Devo dire che sono stati giorni in cui abbiamo toccato veramente la difficoltà, la sofferenza di tante persone, di tanti anziani, tanti disabili costretti dentro, ma anche padri, madri di famiglia che non avevano bisogno di beni di prima necessità. Abbiamo lavorato veramente a stretto contatto con la Caritas, che ha organizzato un numero per le emergenze, un numero di primo ascolto, e da lì, ecco, smistava alle parrocchie i vari casi, le richieste, aiuti alimentari, economici, venivano smistate alle parrocchie. Ma sono state tante anche le richieste, devo dire, di preghiera. Quindi provenienti da tutto il mondo, dal Brasile, dall'India, dal Sud America. Anche qui ci hanno aiutato molto le parrocchie, e anche, devo dire, le monache agostiniane dei Quattro Santi Coronati, sono monache di clausura, la loro comunità è molto conosciuta a Roma, il loro monastero nel cuore della città tra San Giovanni e il Colosseo. Ecco, il loro monastero è stato il nostro hub della preghiera, vorrei dire.
cosa abbiamo appreso? Mi vengono in mente le parole di Papa Francesco nella messa della vigilia di Pentecoste dell'anno scorso. Il suo fu un invito alla diocesi a mettersi in ascolto del grido della città. Non potevamo immaginare che avremmo avuto modo di farlo, di metterci in ascolto di questo grido in un momento così duro, così drammatico. Fatto sta che quel grido veramente ci è arrivato forte e chiaro anche su una pagina di un social network. Abbiamo citato le parrocchie, andiamoci con un parroco, dicevo comunicatore da sempre, perché insomma è così, Don Stefano Cascio, per chi lo conosce. Ecco, una diocesi, fra l'altro, dobbiamo ricordarlo, che ha visto anche il suo vicario in prima persona portare il peso della pandemia su di sé e quindi anche l'apprensione, immaginiamo, della chiesa tutta. Ecco, da parroco, anzitutto ti chiederei, Don Stefano, come hai vissuto questa esperienza? Ma all'inizio, sai, è stato un po' per tutti lo stupore, no? Siamo rimasti interdetti da quello che stava per succedere, il fatto di dover chiudere tutto e sembrava che tutto crollasse, cioè tutti i nostri programmi, stavamo all'inizio della Quaresima, quindi avevamo previsto un sacco di cose, tutto veniva bloccato da questa pandemia, da questo lockdown. Dopo invece, dopo una settimana in cui si cercava di capire quello che stava succedendo, ci siamo detti che dovevamo vivere questo come un dono, come una grazia. E quindi ho subito, per esempio, scritto e fatto un post su Facebook per spiegare un po' come si poteva vivere in tempo di Quaresima questo momento, perché questo momento era come un deserto, quindi in un certo senso ci stava aiutando a vivere questi tre pilastri che sono la carità, il digiuno e la preghiera. E la carità perché nei nostri palazzi ci sono queste persone anziane che non potevano uscire, che non potevano fare la spesa e quindi andare a aiutarli, eccetera. E così è nato anche nel supermercato vicino la spesa solidale. Il digiuno. E non si poteva più celebrare le messe in pubblico, quindi la gente faceva fatica, non poteva ricevere l'Eucaristia e quindi questa mancanza, questa fame di Eucaristia, questo è stato bellissimo perché è una riscoperta di qualcosa che per te era naturale ricevere e forse lo facevi anche in maniera un po' superficiale, quindi è stato qualcosa di importante. La terza, la preghiera. Io credo che in questo periodo, mai come in questo periodo, si è riscoperto la preghiera in famiglia. La chiesa domestica di cui si è sempre parlato, ma che non si è mai veramente vissuto. Quindi tanta gente poi all'inizio, anche con la paura, eccetera, avevano bisogno di sentire una parola della Chiesa, del Papa, il fatto che che ci sia la preghiera. Io mi ricordo che ogni sera celebravo la messa per la parrocchia e facevo suonare le campane. La gente mandava messaggi che era contenta di essere in comunione con noi in questo momento qua, quindi diciamo che questo periodo è stato molto importante per questo. Abbiamo riscoperto un po' le nostre radici ebraiche, no? L'altare era il tavolo della famiglia, insomma la preghiera insieme, la benedizione del tavolo. La settimana santa è stata bellissima, noi abbiamo mandato dei video con il mio oratorio per far fare ai bambini le palme, per preparare il pane insieme il giovedì santo o per lavarsi i piedi, genitori ai figli, figli ai genitori, insomma sono stati momenti in cui si è riscoperto una chiesa domestica che, diciamocelo, un po' era sparita, un po' non esisteva più. Cristian parlava della prossimità, ecco, eppure ancora il distanziamento sociale per le misure di contenimento necessarie è ancora imposto. Come riuscire allora a recuperare questo che apparirebbe come un paradosso, no? Sì, io penso che da una parte c'è stato il sentimento, il fatto di non avere vicino l'altro, ti sei reso conto quanto l'altro è importante e questo anche a livello comunitario, nel senso la comunità non si ritrovava in chiesa e quindi ha sentito che esisteva però questa comunità, quindi questo è importantissimo perché tu hai capito che la comunità è al di là del ritrovarsi solo in chiesa, che la comunità esiste e vuole essere vicino a te e questo abbiamo cercato anche chiamando i malati eccetera e oggi
anche se c'è questo distanziamento sociale, noi continuiamo a cercare di avere questi contatti, continuando ad andare a vedere i malati. E adesso sono in pieno centro estivo, cioè i bambini un po' dappertutto, qualcuno mi guarda anche dalla finestra e là ancora una volta un segno di questa presenza che vogliamo sul territorio, questa vicinanza alle famiglie. Grazie allora Don Stefano Cascio e un saluto a tutta la tua comunità della parrocchia di San Bonaventura. Buon centro estivo allora. Grazie. Grazie anche a Cristian Giorgio, che lo ricordo fa parte, non l'ho detto prima, del consiglio direttivo di UECA. Oggi l'abbiamo trascinato in una di queste eccezioni anche dall'altra parte dei social e voi rappresentate ecco, un gruppo di lavoro che apparirebbe più nutrito di quello che è realmente per quanto lavoro fa, ma si è investito sulla qualità e che veramente ha garantito un grandissimo, insomma, lavoro di comunicazione e di vicinanza, sia ordinario che straordinario. Non sta a noi dirlo, però insomma è bello ogni tanto guardare quello che c'è anche dietro lo schermo, dietro quello che si vede, e pensare a tutto questo lavoro. Quindi grazie ancora e a presto. Grazie a voi. Grazie. Un saluto allora a tutti voi, l'appuntamento continua ancora in questa versione che speriamo va scemando, perché vogliamo, come dire, anche mettere da parte questa fase e setacciare ciò che di buono invece possiamo tenere con noi. Ci vediamo settimana prossima. Un saluto e un grazie da UECA.